È già partita una macchina organizzativa che sarà molto complessa, perché questo sarà veramente un grande evento per la città, per l'intero Piemonte. Beh sì, immagino proprio di sì, anche perché l'adesione questa mattina è fuori da ogni più rosea aspettativa, insomma, quindi una cosa che parte bene credo sia molto importante questa, e soprattutto perché poi ci sarà un momento clou quando ci sarà la dunata, il 6-7 di giugno, e quando ci sarà la sfilata, insomma, e con feste in città, insomma. Quindi la scommessa è quella di far partecipare i torinesi, così come hanno sempre partecipato alle adunate nazionali che si sono svolte a Torino. Che cosa vogliono raccontare di sé gli alpini ai torinesi? Ma vogliono raccontare la storia, che non è una storia che si ferma, ma una storia che prosegue, perché la protezione civile, perché la presenza degli alpini in tutti i momenti in cui c'è bisogno di qualcosa. E poi soprattutto anche una cosa importante, è quello che stare assieme degli alpini è un bel modo, per essere amici, è un bel modo per ricordare, è un bel modo per progettare, per promuovere, per fare delle cose. Quindi secondo me l'associazione è un'associazione che ha 100 anni, ma che ha davanti a sé veramente un futuro importante. Ecco, si dice sempre gli alpini ci sono sempre, ma quanto vi chiama questa città a portare la vostra solidarietà tutti i giorni? Ma sempre, sempre, perché quando c'è qualcosa, la telefonata, abbiamo bisogno di questo, potete darci una mano di fare quell'altra cosa, ed è quasi naturale, è normale per noi fare queste cose, è normale per la nostra protezione civile essere presenti, ma anche nelle feste, anche nei momenti importanti per la città, quando si ricorda qualcosa, quando si festeggia qualcosa, insomma, no? Non è soltanto sempre nei momenti di disgrazia, che per carità purtroppo ci sono e bisogna intervenire, però è anche bello quello di essere presenti in città, soprattutto perché la città poi ti ricorda queste cose.